tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Trovati senza vita due pesaresi, uno ad Ostia nel Lazio e l'altro a Macerata Feltrea. Senza corrente in centro storico, la rabbia dei commercianti che annunciano una richiesta di risarcimento danni all'Enel. Patente di guida, dopo gli incidenti provocati da ultraottantenni, abbiamo chiesto ai fanesi se sia giusto porre un limite di età per guidare l'automobile. Buonasera e benvenuti a questa edizione di Occhio alla Notizia. In apertura, come sempre, la cronaca. I vigili del fuoco di Pesaro sono intervenuti questa mattina in un'abitazione a Macerata Feltrea, dove il proprietario non dava più notizie di sé da diversi giorni. Dopo aver sfondato il vetro di una finestra, i pompieri sono entrati al piano superiore e hanno rinvenuto a terra, nella camera da letto, il corpo senza vita di Giovanni Simoncini, di 75 anni. A dare l'allarme i vicini di casa, preoccupati per non aver più visto l'uomo. Sul posto è intervenuto il 118, che ne ha constatato il decesso. Ed è stato trovato privo di vita in un appartamento a Ostia il pesarese Massimo Ballarini, di 47 anni. Accanto a lui il corpo senza vita della compagna Daniela Bosco, 41enne, anche lei deceduta. Una duplice tragedia scoperta dai vigili del fuoco dopo l'allarme lanciato lunedì scorso dal padre della donna, preoccupato perché non aveva più notizie della figlia dal sabato precedente. Il passato da tossicodipendenti della coppia e il ritrovamento di medicinali e siringhe fanno pensare ad una probabile morte per overdose. L'autopsia chiarirà i dubbi degli inquirenti. Come annunciato lunedì scorso, questa mattina l'Enel ha staccato l'energia elettrica in diverse vie del centro storico di Fano per eseguire alcuni lavori. Ad arrabbiarsi è stata la maggior parte dei commercianti, c'è chi ha preferito tenere chiusa direttamente l'attività e chi invece ha annunciato una richiesta per il risarcimento dei danni subiti. La gente che è andata via, che voleva caffè, cappuccini, tè caldi, cioè avremmo perso minimo, fino adesso 20 persone, buone. Sono stati puntuali, alle 8.30 hanno staccato la corrente elettrica. 8.45 l'hanno staccata completamente e noi siamo rimasti così, non abbiamo potuto manco far niente perché essendo stati avvisati ieri mattina, cioè il generatore deve chiedere in giro, ma tanto un po' di preavviso ci vuole. E ha anche un suo costo il generatore. Sì, certo, adesso non so di preciso quanto costa, però la spesa sarà alta comunque. Per il registratore come avete fatto? Come si faceva 40 anni fa, a mano, devi scrivere ogni persona che arriva, devi scrivere cosa ha preso, il costo, il giorno e tutto, come si faceva tanti anni fa. Siamo tornati indietro. Cerco di fare quello che posso, taglio di capelli, bene o male, ma si può fare. Oggi, essendo una giornata di sole, posso lavorare, però se mi va via il sole sono fregato. Oggi non riesce ad asciugare i capelli? No, assolutamente. No, si fa senza. Si fa senza. Dovevano togliervi la corrente oggi, e invece com'è andata? Tutti pronti per le bilance, con le batterie, pronti con lo scontrino, quello da scrivere. A sorpresa è che abbiamo la luce, non lo so perché, non so forse che giorno lo toglieranno, non lo so. Forse siete stati fortunati, perché in realtà questa mattina l'hanno tolta in diversi punti, l'hanno interrotta. Perché guarda, è proprio la sorpresa, la bilancia lì, il registratore lì dei corrispettivi. Abbiamo la luce, va bene, oggi dai, è andata bene. Come sta andando la giornata? La giornata sta andando malissimo perché ci hanno levato la luce avvisandoci un giorno e mezzo prima e hanno scelto il giorno più sbagliato, o uno dei due giorni più sbagliati, o sabato o il mercoledì, è l'unico giorno in cui la mattina si lavoricchia, diciamo, un po' di più. Visto i tempi che percorriamo un po' tutti, credo che qualcuno si deve fare un esame di coscienza e almeno chiedere scusa a tutti i commercianti del centro storico che sono stati coinvolti in questa disavventura, perché comunque noi abbiamo dovuto ordinare la metà delle cose, comunque i dipendenti comunque li dobbiamo pagare, l'affitto comunque lo paghiamo. Io seriamente sto pensando se si può fare una class action, che tutti i commercianti chiedano i danni, perché se siamo in 50 e chiediamo
i soldi che ci sono stati tolti, perché ci sono modi migliori per affrontare queste situazioni. Chiaramente l'Enel i lavori li deve fare, di manutenzione, quello che è, però almeno che li faccia nei giorni giusti, non nei giorni sbagliati. C'è chi si è attrezzato con un generatore per riuscire a salvare almeno i prodotti alimentari. Molti esercenti hanno preferito rimanere chiusi, anzi forse sono stati costretti, come questo bar, la gelateria e ancora un negozio con articoli per la casa. E i funerali di Livia Cardinali, la maestra travolta da un'auto guidata da un 93enne, si svolgeranno domani, giovedì 23 aprile, alle ore 15.30 al Duomo di Pesaro. Livia lascia due figli e il marito. Dopo gli ultimi incidenti stradali che hanno visto tra i protagonisti appunto anche ultra novantenni, oggi abbiamo chiesto ai fanesi se secondo loro sia giusto mettere un limite di età per guidare l'automobile. Sentite. E che cosa ne pensa? No, allora se uno sta bene e diciamo è in buona salute, che può guidare, perché gli devono togliere la patente? Adesso non dico fino a 90 anni, almeno fino a 83, 84, 85, insomma praticamente finché c'era uno nel giornale stamattina, 99 anni, guidava, e allora perciò non vedo il motivo. Se uno è sano, perché non deve guidare? Io penso che sia la cosa necessariamente, perché parecchia gente ha anche bisogno di andare all'ospedale, è comoda, però non c'hai più riflessi di una volta. Praticamente io non ho i miei 70 anni, ce l'ho, mi scade adesso fra due mesi, però bisogna che la rinnovo, perché devi sapere che io vado all'ospedale due volte alla settimana, abito alla Carrara, perciò se non sono patentato, chiamo l'ambulanza oppure una turista per portarmi giù, è necessario, però c'è sempre il però, capito il perché. Lei che cosa ne pensa? Quelli dopo 80 anni, ogni anno devono fare una visita, se no come fanno? C'è della gente, non è che invecchiamo tutti uguali, c'è chi di più, chi di meno, quindi c'è la gente che arriva. Indipendentemente anche dai problemi di salute? Sì, di salute, sì. In più anche per gli altri diventa un pericolo pubblico. Io penso che a 80 anni, chi vuole ancora la patente oltre 80 anni, deve superare un esame all'anno, tutto, la visita medica, tutto. C'è chi ha 80 anni e gli dimostra 70, 60 che c'è chi ne ha. No. Noi non ce l'abbiamo ancora, ok, però ci dovremmo arrivare. No? Quindi anche controproducente per me, se fra 10 anni devo. Però gli anni sono gli anni, quindi la gente non è che invecchia o ragiona tutto in una maniera, chi sta male, no? C'è della gente che va in macchina, guida anziani. Non solo il pericolo per loro che vanno a sbata a more, non certamente questo sarebbe il meno. Il problema è che questa vengono immischiate altre gente che non c'entra niente. Perché ditemi un po', i drogati di 20 anni, gli ubriachi di 20 anni con bottiglie dentro le macchine uccidono la gente, fuggono e non si fermano. È giusto quello? Quello che ha 80 anni o 90 anni, però c'ha la testa a posto, vai anche ai 50, quegli altri non vanno ai 50. No, per me è sbagliato, dovrebbe fare una visita neurologica, vedere se la persona è a posto. Però mi sapete dire che la gente è tutta drogata, i ragazzi che vanno in giro bevono, sono pieni di bottiglie. Io vado nei supermercati, vedi uscire fuori i ragazzi con bottiglie di birra e bottiglie di liquori, e allora? È giusto? E sempre su questo argomento abbiamo intervistato il presidente della Commissione Provinciale Patenti. Qual è la differenza, sempre ovviamente nel momento di guida, tra un anziano e un giovane, magari un neopatentato? Ma sicuramente ci sono due differenze, una riguarda le condizioni di salute e una riguarda l'esperienza. Le condizioni di salute sono sicuramente di solito a sfavore della persona di una certa età, l'esperienza è a suo favore. Il neopatentato ha sicuramente poca esperienza, poca dimestichezza e con la circolazione stradale e con lo strumento autovettura, mentre l'anziano questo tipo di esperienza ce l'ha di sicuro. Invece, per quanto riguarda le condizioni di salute, è possibile che una persona di una certa età abbia condizioni di salute meno brillanti e queste debbano essere oggetto di una maggiore attenzione, di una maggior cautela valutativa. Gli anziani devono eseguire dei controlli per il rinnovo della patente? Allora, le norme si sono succedute tra il 2010 e il 2012 in maniera opposta. Nel 2010 si era detto che tutti gli ultraottantenni vadano in commissione patenti. Vuol dire un accertamento condotto da una commissione composta di quattro persone, una delle quali è un ingegnere della motorizzazione.
Dopo circa un anno e mezzo il governo Monti nel decreto semplificazioni eliminò quest'obbligo, per cui il soggetto ultraottantenne in buona salute o che dichiara di essere in buona salute va regolarmente al medico monocratico, quindi alla ASL piuttosto che all'autoscuola. Quelli che vengono in commissione patenti perché segnalati con qualche patologia anche minima, la commissione patenti fa un accertamento aggiuntivo che riserva di solito o a situazioni particolari o appunto agli anziani, e cioè la prova di guida. La commissione si compone, come dicevo, con la presenza di un ingegnere della motorizzazione, e l'ingegnere nel parcheggio vicino alla sede della commissione provvede a fare una prova di guida controllando appunto alcuni aspetti fondamentali della conduzione di veicoli. Se il cittadino non si presenta con la sua autovettura, lo rimandiamo ad un'altra occasione in cui si porti dietro la sua autovettura, perché è chiaro che un anziano magari ha difficoltà a guidare l'auto del figlio o del nipote che l'hanno accompagnato a visita, e allora riserviamo loro un nuovo appuntamento per consentire questo accertamento, che ci aiuta in maniera assolutamente efficace a verificare le modalità di conduzione della vettura. E un incendio si è sviluppato oggi pomeriggio in un'abitazione di via Zavattini a Pesaro. I vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le 17 per le operazioni di spegnimento. Da una prima ricostruzione pare che le fiamme siano divampate da un congelatore. La Croce Rossa, impegnata nell'emergenza immigrati, lancia un appello ai cittadini fanesi. Volontari del comitato locale operano in supporto della sala operativa regionale, che in accordo con la prefettura di Ancona gestisce l'arrivo e la sistemazione dei profughi. Nell'ambito di questa attività sono intervenuti durante l'ultimo afflusso di migranti, assistendo donne e bambini anche appena nati. Per questo motivo chiedono aiuto e sostegno alla cittadinanza. Necessitano alimenti per la prima infanzia come omogeneità, igienizzati e pappine, inoltre abbigliamento per donne e bambini da 0 a 7 anni. Chiunque volesse donare cibo o vestiti può contattare il responsabile delle attività emergenze al numero 334-119-2806. E a proposito dei cittadini extracomunitari, i sindaci del Pesarese daranno il loro contributo alla gestione dell'emergenza profughi, ma l'accoglienza deve essere distribuita sul territorio, evitando gli alberghi, e i profughi dovrebbero volontariamente dedicare 2 o 3 ore al giorno a lavori socialmente utili. Una forma di ringraziamento per l'accoglienza è la proposta che il sindaco di Pesaro Matteo Ricci ha fatto in una riunione con i sindaci della provincia, convocata dal prefetto Luigi Pizzi. Faccia a faccia questa sera tra i candidati della presidenza alla Regione Marche, alla cooperativa Tre Ponti, alle ore 21, si confronteranno sui temi della salute e dell'ambiente Luca Rodolfo Paolini della Lega Nord, Edoardo Mentrassi di Altra Marche Sinistra Unita e Giovanni Mangi del Movimento 5 Stelle. Ci sarà poi un delegato di Francesco Acquaroli di Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale e probabilmente anche un delegato di Luca Ceriscioli del PD. Invece Gianmario Spacca di Marche 2020, area popolare sostenuto ufficialmente anche da Forza Italia, non ha nemmeno risposto all'invito del comitato. L'Italia dei Valori invece ha deciso di entrare nella lista Uniti per le Marche assieme a Verdi, Socialisti Civici e Scelta Civica. Come affermato dal segretario regionale Ennio Coltrinari, questa decisione è stata determinata dalla necessità di non disperdere i voti. È una notizia di poche settimane fa, quella di chiudere e destinare Pesaro Studi e tutti i suoi corsi alle nuove sedi a Urbino, processo già iniziato che vedrà la conclusione nel 2017. Noi Giovani propone di costruire le basi in questi 2 anni per intercettare quei corsi e creare un fano studi, oltre che un motore per l'economia cittadina, sarebbe, secondo loro, un'ottima occasione per creare una rete tra aziende e università. Seminari e dibattiti, ma anche musica, cinema e teatro. Il Festival del giornalismo culturale debutta a Fano nel prossimo fine settimana. Il Festival del giornalismo culturale quest'anno non sarà soltanto a Urbino, dove è nato, ma coinvolgerà anche la città di Fano. La terza edizione, che si svolgerà dal 23 al 26 aprile, si muoverà su 3 fronti. Farà il punto su come la cultura viene raccontata su ciascun mezzo di comunicazione, e quindi carta stampata, web, radio e televisione. Esplorerà le nuove tecnologie della narrazione e analizzerà inoltre i modi più efficaci per fare promozione. Sabato e domenica prossima al Teatro della Fortuna si
si svolgerà la parte fanese del festival. Ad aprire l'evento alle ore 9.30 del 25 aprile sarà l'intervento del sindaco Massimo Seri. Il 25 aprile sarà anche l'occasione per commemorare la ricorrenza delle liberazioni in un modo originale e intenso, grazie a dibattiti e proiezioni. E il 26 di aprile invece sarà il modo per ragionare di economia e di cultura, nello slogan che la professoressa Lella Mazzoli citava più volte anche stamattina: con la cultura si mangia se le cose vengono fatte bene. E decine saranno i giornalisti che presenzeranno a Fano per promuovere appunto la cultura. Dialogo al centro dell'attenzione, quindi un punto focale di questo evento. Noi l'altro anno abbiamo scoperto, perché era il primo anno che facevamo il festival al Teatro Sanzio di Urbino, che se noi scegliamo degli spazi geograficamente aperti in cui è facile interazione fra chi sta sul palco e chi sta sul pubblico, funziona meglio. L'altro anno, dopo un po', il pubblico interveniva. Ci è piaciuta molto come formula, la vorremmo ripetere quest'anno, e i luoghi che sono stati scelti per svolgere gli incontri secondo noi si prestano perfettamente affinché questo dialogo scatti. Uno degli obiettivi del festival poi è quello di utilizzare un linguaggio non banale e che sia comprensibile a tutti. Della cultura bisogna parlarne utilizzando dei linguaggi adeguati, che non vuol dire rendere tutto banale, tutt'altro, ma poter utilizzare un linguaggio comprensibile ma pur mantenendo un contenuto alto. E questa comprensibilità è data dal fatto che persone di alto livello ci parlino di cultura. E proprio perché il linguaggio è importante, noi quest'anno usiamo anche due altri linguaggi, quello del cinema, perché ci sarà una serata dedicata al cinema e cultura, e quello della musica. Tutti i nostri eventi avranno delle citazioni musicali, e anche questi andiamo dalla chitarra classica al violoncello o le tastiere. Quindi questo per dire che la cultura è davvero tanta ed è distribuita ovunque, bisogna saperla raccontare, tutti i linguaggi sono utili. L'assessorato alla cultura e al turismo ha pubblicato sul portale del Comune di Fano il programma delle principali manifestazioni per la prossima stagione turistica. Si tratta di una versione in aggiornamento e non definitiva, consultabile alla home page comune.fano.ps.it alla voce calendario eventi 2015. Qui è possibile trovare anche riferimenti per contattare l'assessorato e richiedere informazioni sull'eventuale inserimento di altre iniziative. L'atleta fanese Marco Gradoni è stato convocato nel gruppo agonistico nazionale di vela della classe Optimis. Ad annunciarlo oggi è il club nautico cittadino Geremia Vivani. Fervono i preparativi per la Corri Lucrezia e la gara di corsa su strada in programma per il prossimo 25 aprile. Che cosa si svolgerà sabato prossimo? A Lucrezia si svolgerà la 31ª edizione del Corri Lucrezia. Quanti partecipanti prevedete? L'anno scorso erano sui 1750-1800, quest'anno, se il tempo ci assiste, prevediamo di uguagliare quel numero, se non addirittura di far di meglio. Come è possibile partecipare per quanto riguarda le iscrizioni, quindi? Per i gruppi competitivi scadono il 22 aprile alle ore 12. Per chi vuol fare la camminata non competitiva scadono quella mattina sul posto fino alle ore 9:30. I bambini possono partecipare? Sì, come no, devono partecipare. Abbiamo una coppettina per tutti i bambini che parteciperanno, dal primo all'ultimo, da 0 a 17 anni. Chi partecipa avrà una coppa in omaggio per tutti, da noi. Un piccolo pensiero anche per gli adulti? Per gli adulti c'è una forma di formaggio per tutti i partecipanti. State lavorando anche ad un libro? Sì, doveva essere già uscito, ma siamo un po' in ritardo. Un libro che dovremmo fare, che raccoglie i nostri 30 anni di storia del nostro gruppo e che oramai dovrebbe uscire, diciamo, non dico la data giusta, ma in estate, diciamo, via. Okay. Io vi aspetto tutti domenica a Lucrezia, in via della Repubblica, nella piazza lì, diciamo, la piazza principale di Lucrezia, per fare insieme a tutti voi una bella giornata di sport e di allegria. E per questa edizione del nostro telegiornale è tutto, grazie per la vostra attenzione, arrivederci a domani.